quando comincia, con umiltà, ancora una volta, riconosciamo i nostri peccati e chiediamo il perdono di Dio su di noi. Confesso a Dio Onnipotente e Creatore, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e tutti i fratelli e sorelle, ti pregherà per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Che regnerà davvero re e sarà saggio e eserciterà il diritto.
subito il tempo eravate portati, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di lui ha fatto la cosa sola, abbattendo il muro di separazione che gli divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Egli così ha voluto la legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, nei due, un solo uomo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo uomo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo Spirito. Parola di Dio.
Decora abbastanza pastore significa una piccola risposta ai pericoli perché non è protetta? Potrebbe essere. Però magari quella piccola furba è capace di difendersi da sola, è capace di fuggire dal pericolo e magari non ha così bisogno che ci sia qualcuno che gli lanci di lei. E allora che cosa significa davvero che una piccola è senza pastore? Quando una piccola è senza una guida e senza un pastore, è una piccola sola. Perché la piccola, avete presente anche voi come funziona, segue la massa, non si riconosce in quella massa, semplicemente la segue, è spinta dall'onda. Quando c'è un unico gregge, ma non c'è nessuno che conduce quel gregge, il gregge va, ma un gruppo va di qui, un gruppo va di là, succede una cosa e si formano 5-6 gruppetti che vanno ciascuno per la sua strada e la pecora semplicemente segue pecore che è davanti. E cosa succede? Succede che senza il pastore il gregge non ha una identità, non ha una direzione comune, non ha una appartenenza, si disperde, si divide in gruppetti. Ecco allora, cari amici, che cosa sta a cuore al Signore. Noi siamo le sue pecore. Senza riconoscerci un pastore, perdiamo il senso di appartenenza. Appartenenza a lui, sì, ma appartenenza anche gli uni agli altri, l'appartenenza reciproca tra di noi. Perdiamo il fatto che siamo stati costituiti in unità. Perdiamo coesione, ci disperdiamo, ci dividiamo in piccoli gruppetti e stiamo bene così, ma non ci riconosciamo una cosa sola. Di questo il Signore ha interesse, ha cura. E veniamo allora alla prima lettura, perché per capire abbiamo bisogno di questo contesto. Nella prima lettura il profeta si rapprende con i cattivi pastori. Cosa fanno i cattivi pastori? Sono persone cattive? Sono persone che trattano male? No, attenzione, dice il Signore nella prima lettura, voi, cattivi pastori, avete disperso le mie pecore, le avete scacciate. Per questo il Signore promette, io stesso radunerò le mie pecore, e aggiunge, non ne mancherà neppure una. Capite cosa sta a cuore il Signore? Vi sta a cuore che quelle pecore che prima erano disperse, ora vengano radunate. E a radunare, il verbo radunare, da cui deriva il sostantivo raduno, significa tornare ad essere uno, ritornare all'unità, tornare ad essere una cosa sola. Qualcuno mancava, il Signore non si dà pace finché non sono tutte lì. Finché non c'è unità piena, finché non sono tutte insieme, il pastore vero non si dà pace. Ecco perché viene promesso il Messia, nella prima lettura, che avrà come scopo esattamente quello di fare unità, di creare comunione con Dio, con il Padre, e quindi di creare comunione tra gli uomini e le donne, che si scoprono appartenenti gli uni agli altri, si scoprono una famiglia, si scoprono fratelli e sorelle. Il Signore che opera in questo modo, dice la prima lettura, sarà chiamato Signore nostra giustizia. Ed ecco allora che cos'è la giustizia di Dio. Ogni tanto diciamo, no? Ah, ci sarà una giustizia divina prima o poi. Ma quella giustizia che pensiamo noi è che Dio retribuisce, ha fatto male, ma lo fa bene. Comunità, noi non ci sentiamo come degli esterni,
come dei marginali, come dei dispersi, come persone che stanno dentro un piccolo gruppetto. No. E anche quando noi teniamo in disparte qualcun altro, non stiamo lavorando per l'unità. Quando ci compiacciamo perché qualcuno manca, o anche quello non c'è, non stiamo lavorando per l'unità. Così però ci mettiamo in dispersione, sapete? E alla fine non siamo giusti, non seguiamo il giusto, non siamo dietro al nostro pastore. Noi diventiamo giusti quando impariamo ad essere pecore che stanno in disparte con Gesù, che si riposano con Lui, per acquisire il dono della vera giustizia, per desiderare come Lui la fine della dispersione e il raduno dell'unità di un solo pastore. E guardate che in questo senso non siamo solo pecore, che vengono radunate. Tutti noi ci trasformiamo in pastori, perché il nostro compito è quello di aiutare altri a stare insieme, a radunati, a sentirsi una cosa sola. Questo è il sogno di Gesù. E questo è quello che possiamo dire anche noi, proprio perché siamo credenti. Abbiamo due strumenti, chiudo davvero. Uno strumento è la messa. Ogni domenica messa noi veniamo radunati dalla dispersione, dalle nostre case, veniamo accolti in un unico luogo, ci guardiamo in faccia proprio tanti che siamo, e a messa ci chiamiamo fratelli, ci riconosciamo appartenenti gli uni agli altri. E la seconda cosa è che da settembre partirà ufficialmente la nostra unità pastorale. Quando noi cominciamo a smettere di dire io sono di Santa Fe, io sono di Chiede, io sono di Scalassone, cominciamo a dirci noi siamo una sola comunità, e allora stiamo lavorando per l'unità. Sarà fatica, perché è lavoro faticoso, però stiamo camminando nella giustizia con il Signore Gesù. Il Signore ci dà la grazia davvero di accogliere questa convocazione, questo suo desiderio, e di rimboccarci le maniche per fare del nostro meglio, per essere una cosa sola con Lui, pecore e pastore che vogliono vivere nell'unità e nella comunione. Credo in un solo Dio, abbia essere con lieti e papà di tutti che sono con loro, perché sono tutti.
capi di volontari di Roma, ogni durante il tempo di capire l'ambiente, preghiamo. Alla sua per cui il trascorso della parola e anche le persone della Pasqua del Signore aprono i cuori ai pensamenti e il Santo Comune di Pensamento. Preghiamo. Per la nostra sorella defunta Angela, che raccomandiamo al Signore perché possa essere eternamente felice nel paradiso, preghiamo. Ascoltaci in quanto ti abbiamo manifestato, ascolta le preghiere che ciascuno di noi si porta alle sere. Esaudiscici per Cristo nostro Signore. Amen. Chiesa a una sola voce cantiamo.
veramente santo sei tu, e degno di gloria, Dio che ama gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo cuore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane vivo, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue e per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo.
sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il vostro spirito. Scambiatevi il gozzo della pace.
3.000. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Unico avviso è che mercoledì, come al solito, avremo la messa alle ore 9 qui in chiesa. Solo una comunicazione, l'altro ieri è finito il rest che abbiamo fatto insieme, l'unico rest per tutti i nostri ragazzi, un mese, è stata un'esperienza bellissima, anche se dentro la normativa anti-Covid. 6 o 7 bambini di Piero Vignola erano presenti, contando che nell'età del rest sono circa una trentina di bambini qui a Piero Vignola, 15% circa. È un buon inizio, è stata un'esperienza davvero bella. Ecco, vi chiedo di dire una bella via insieme perché quello che è stato seminato possa in qualche modo spuntare, sorgere, far bene, quando e come il Signore lo sa, per questi ragazzi e per le loro famiglie. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei pace. Buona domenica.